Avevamo chiamato il filotto alla ragazzina in generale e ha risposto presente la formazione di Catania con 3 vittorie su 3 in queste prime 3 giornate della prima tappa della Serie A Enel qui a Castellaneta. Oggi è stata una vittoria ancora difficile, ancora importante, 6-3 con 4 squilli ancora del genio Juninho che diventa capocannoniere della Serie A con 9 reti. È stata una gara dura, Eboli non ha mai mollato, ha tenuto sempre botta a Catania, ma la formazione rossazzurra nel finale ha accelerato, ha messo dentro anche la mole di lavoro espressa sul campo nel corso dei 3 tempi. Adesso si vola in classifica, 9 punti, era questo l'obiettivo, obiettivo centrato, e adesso si cercherà di concentrarsi per la seconda tappa. Dicevamo della partita, l'1-0 del primo tempo, poi Eboli è tornata sotto con un 2-1 di parziale nella ripresa e poi ancora Juninho ha dato il là con una doppietta strepitosa e alla doppietta anche di Fred che diventa la grande rivelazione di questa Serie A, proprio il brasiliano ha chiuso il punteggio sul 6-3 finale. Migliore in campo, dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, sicuramente Mazzone, il portiere di Eboli.